30 centimetri di altezza, a volte anche meno. Eppure, uno sguardo fiero e coraggioso di chi guarda il mondo dall'alto in basso. Ecco a voi, Sua Maestà, il Bassotto. E tu mi guardi in fondo al cuore, vedrai. Avete mai visto al mondo un essere tanto orgoglioso, presuntuoso, ficcanaso ed arrogante, diffondere attorno a sé così tanta simpatia? E non è finita qui. Lui è un maestro di seduzione. Attenti a guardarlo negli occhi. Non è un cane e nemmeno un piccolo uomo. Lui è qualcos'altro, disse Picasso parlando di Lamp, il suo piccolo compagno di vita per 17 anni, l'unico cane che il maestro abbia mai preso in braccio. Ma Picasso non è l'unico ad aver ceduto al suo fascino. Parecchie altre star ed artisti sono stati conquistati da questo grande incantatore. Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Ugo Tognazzi, Clark Gable, Ingrid Bergman, Andy Warhol, Anna Magnani, e questi sono solo alcuni. Perché quello dei Bassottiani è un club esclusivo, fatto di personaggi famosi d'ogni tempo che non hanno saputo resistere a quegli occhi languidi e ammaliatori e che da sempre condividono teneri grattini su morbide pance lunghe, lunghe. Questo incanto resterà. Sì, decisamente un bel caratterino il Bassotti. Ma bellissimo questo servizio di Elisabetta Valentini. Elisabetta Valentini. Complimenti. Di Bassotti parliamo con Antonio Palladini, che è presidente dell'associazione Amici del Bassotto Club e a sua volta allevatore di Bassotti. Questo caratterino del Bassotto da cosa deriva? Dal fatto che lui non sa di essere piccolo. Allora, il Bassotto non si sente affatto un cane piccolo, è sempre stato, diciamo, tenuto in casa di famiglie magari anche non ricchissime nel centro-nord Europa come unico cane. E quindi lui si sente un membro della famiglia. Nei secoli ha sempre vissuto con l'uomo, con i bambini, con la casa, andando anche a caccia, dormendo a letto. Quindi lui, nel suo intimo, lui non si sente un cane, si sente un membro della famiglia. E quindi il caratterino è un po' il caratterino anche dei bambini, se vogliamo. Ah, quindi cioè è più infantile che, diciamo, adulto? Ha un'intelligenza molto sviluppata, io la metterei a livello di un bambino. Di un bambino. Sì. Allora, io ho tante domande anche sulle varietà di questa razza, perché insomma sappiamo che c'è il pelo, lo vediamo anche nelle foto, pelo liscio, pelo duro, pelo lungo. Sì. Però arrivo subito da lei, perché ci colleghiamo con una veterinaria che è collegata con noi da Fregene. Buongiorno Monica De Mauro, si chiama come me, dottoressa. Ciao! In spiaggia buongiorno, con i suoi... O con il suo Bassotto, quanti sono? Perché... Eccoli. Allora, no, sono due. Sono eccoli lì, che si chiamano? E Chimera. Non abbiamo capito come si chiamano. Miriam la marrone e Chimera. Miriam e Chimera. Miriam e Chimera. Miriam la marrone e Chimera la nera affogata. Che sono perfette lì in attesa, diciamo, che la loro padrona le dia il via per andare a correre sulla spiaggia. Però, insomma, con lei, che dottoressa è una veterinaria, vogliamo capire quali sono le questioni, diciamo, cliniche che riguardano con più frequenza i Bassotti. Ah, vabbè, diciamo che se dovessi sintetizzare tutto, il tallone d'Achille dei Bassotti è la schiena, purtroppo, nel senso che loro sono delle razze condrodistrofiche, quindi sono a tronco lungo e arti corti, e questo non le aiuta nell'attutire i colpi sulla schiena. Inoltre loro sono predisposti a degenerazione del disco intervertebrale, che è quel cuscinetto che sta tra le vertebre, e poi dovete considerare le loro leve, nel senso, avendo gli arti molto corti, quando saltano praticamente non riescono a tutire bene il colpo sulla schiena. Considerate un cane che vive in casa salta e scende dal divano 3, 4, 5 volte al giorno. È un po' come se noi saltassimo dal primo piano per 3, 4, 5 volte al giorno in rapporto alla lunghezza delle loro zampe con l'altezza del divano.
quindi in realtà sono predisposti proprio a queste patologie perché hanno la schiena veramente, veramente troppo lunga. Quindi questa è la loro problematica principale, se vi dovessi sintetizzare. Quindi i padroni devono fare attenzione un po' anche a come... Sì, dentro casa devono fare attenzione. Questo non vuol dire tenerli fermi, nel senso che ovviamente hanno bisogno di sviluppare tutta una serie di muscolature per correre e per sostenere i muscoli proprio della schiena, quindi non bisogna tenerli fermi. Però bisogna tutelarli in alcune situazioni, insomma. Dottoressa. Era un cane da caccia, per concludere. Sì, lui nasce come cane da caccia, diciamo che la sua storia è antichissima, comunque viene fissato dal 1860 in poi in Germania come standard, come definizione, e nasce come da cane da caccia soprattutto per difendere, diciamo, le famiglie da quelli che erano definiti nocivi, cioè la volpe e il tasso, che attentavano al pollaio, al giardino e all'orto. Insomma, gli è rimasto questo spirito. Un cane di grandi sentimenti, si ama... Oppure no. Così, è vero? In genere lo si ama. Vabbè, questo è un team Bassotti, dai. Grazie, Palladini. Grazie davvero, dottoressa. Grazie per essere